Indovinate un po' dove siamo. Vi avevo promesso che l'avrei fatto il filmato con le vacche al pascolo ed eccole qua. Podometro alla caviglia e mangiar dell'erba. Tutte al pascolo. Ora vi darò una visione d'insieme della stalla ormai quasi al completamento. Siamo nella stalla di Reggio Emilia con le vacche reggiane, stalla estremamente innovativa, biologica da sempre. Questa è la stalla, questi sono i recinti e queste sono le vacche. Giornata nuvolosa oggi, ma tutte fuori, liberamente. Voi vedete come i pascoli sono stati recintati in aree a pascolo rotativo in modo tale che le aree accessibili nei prossimi giorni saranno quelle non appena bruccate, ma quelle con i fiorellini a disposizione delle vacche. Vedete come l'alimentazione sarà un'alimentazione mista fra pascolo e l'alimentazione a fieno e mangime presenti in stalla, come vi ho fatto vedere nei video precedenti. Le essenze foraggere al pascolo sono di varia natura. Abbiamo il tarassaco, abbiamo altre graminacee di altri tipi, abbiamo il centocchio. In questo momento della primavera, infatti, le essenze saranno quelle che daranno il profumo al formaggio. Guardate che linea netta di demarcazione c'è fra il pascolo non pascolato e quello in cui hanno avuto accesso nei giorni scorsi. L'erba è completamente rasata. Laggiù al centro dello schermo si può vedere come vi sia un passaggio anche abbastanza stretto dove è presente quell'animale che sta per uscire per poter andare liberamente nell'area di sgambamento esterna. Guardate come le bovine sono libere di fare grooming e di socializzare fra di loro e, non per ultimo, abbiamo la possibilità di avere la concimazione naturale dei terreni con la defecazione libera in pieno campo. Appunto il comportamento di socializzazione degli animali è come vedete in questo video. Pur avendo le corna non vi saranno mai conflitti efferati, in quanto le vacche gerarchicamente dominanti riusciranno a dominare sulle altre mantenendo una gerarchia sociale assolutamente stabile senza pericolo. Direi che alla famiglia Goldoni possiamo dare un voto 10 lode per la costruzione di questa stalla in cui hanno creduto fermamente negli ultimi anni. E pur partendo da una situazione di stabulazione non completamente libera, hanno progettato e hanno realizzato quello che per me è uno dei progetti più belli di zootecnia biologica evoluta del giorno d'oggi. E guardate tutti i pascoli antistanti la stalla che a breve verranno utilizzati in rotazione per garantire un corretto equilibrio col territorio e una produzione di grandissima qualità, soprattutto etica. Sia nei confronti del consumatore, sia nei confronti degli animali che qui stabuleranno e qui vivranno secondo i cicli normali della natura. Un piccolo sguardo all'interno perché gli spettatori di YouTube me lo chiedono per andare a vedere il resto delle attrezzature e l'utilizzazione degli spazi. Breve occhiata alla distribuzione degli animali nel paddock esterno antistante gli autoalimentatori che in questo momento di pascolo non sono assolutamente affollati, anzi. La cosa interessante è che qualche vacca, nonostante la possibilità di pascolo, oggi ha deciso di starsene tranquillamente a ruminare in lettiera oppure a mangiare il fieno. Quindi massima scelta al singolo animale. C'è chi preferisce il fieno e c'è chi preferisce star fuori a mangiare l'erba, ognuna i suoi desideri. Una delle aree fortemente volute all'interno della stalla è stata quella del box toro all'uscita della sala, che per l'occasione è stato prestato come box infermeria e come box di gestione del parto. Infatti alcuni animali potranno liberamente partorire fuori, altri in condizioni particolari verranno tenuti in questi box sotto maggior controllo da parte dell'allevatore. Quando vi parlavo di incontro fra tecnologia e tradizione, il tutto è riassunto ad esempio in questo, nella possibilità sì di utilizzare la fecondazione artificiale, ma in questa stalla è prediletta la fecondazione naturale. Vedete appunto l'uscita
dalla sala di mungitura con un piccolo corridoio antistante quello che sarà il box del toro, dove avverrà il rilievo naturale dei calori, che comunque sarà favorito anche dalla presenza del sistema di attivometria. E soprattutto un comodissimo box infermeria nel quale si può tranquillamente accedere dall'esterno, eventualmente anche con mezzi meccanici, ma box che può essere utilizzato anche come sala parto, in quanto in un'area estremamente pulibile ed estremamente rinnovabile in termini di paglia pulita, in quanto appunto i parti devono avvenire in un'area pulitissima. Direi che per oggi è tutto, vi lascio con un primo piano di una di queste bellissime vacche reggiane. Mi raccomando, seguite i prossimi video perché vi farò vedere la lavorazione della lettiera e anche la mungitura. Ciao!